la città di Napoli, medaglia d'oro al valor militare, che ci siamo conquistati con le quattro giornate, al signor Salvatore Sabella Bracale, in segno di profonda gratitudine ed ammirazione per la sua lotta partigiana nelle quattro giornate di Napoli, che ha contribuito insieme al sacrificio di donne, bambini ed uomini all'affermazione dei valori della libertà, della giustizia e della democrazia, e quale ringraziamento di napoletano messicano che con la sua instancabile attività e il suo impegno civile e sociale ha tenuto alto il nome di Napoli nel Messico e nel mondo. Palazzo San Giacomo, 3 ottobre 2016, il sindaco Luigi De Magistris. Bravo! Bravo! Bravo. Le quattro giornate sono state l'inizio di una nuova vita di libertà per la città di Napoli, che era oppressa da un nemico che noi non volevamo. Ormai noi eravamo stanchi di una guerra di fame e di veramente di sacrifici che non c'era bisogno. Ci riunimmo i ragazzi del quartiere degli ospedali incurabili a questa lotta per la libertà, e la libertà che realmente fu apprezzata, perché dimostrammo che i ragazzi napoletani, solo i ragazzi e anche le donne, difendemmo la nostra città, le nostre famiglie, le nostre donne. Salvatore Sabella fu un giovanissimo partigiano delle quattro giornate di Napoli. Faceva parte della punta di attacco alla Porta San Gennaro, quando il coraggio suo e dei suoi compagni permise di sbaragliare in combattimento i tedeschi nella zona di Via Foria, fra barricate, pericoli di ogni sorta ed armi recuperate in ogni modo. La sua vita poi, fra passioni come la lirica e la cura dei rapporti fra i due paesi, prese la strada del Messico, dove si trasferì per amore, intraprendendo un'altra vita, ancora piena di soddisfazioni ed opere meritorie. Oggi a Palazzo San Giacomo, ad 88 anni, Salvatore è stato insignito di una onorificenza dal sindaco di Napoli, che ha ricordato il valore dell'azione dei napoletani come lui in quelle quattro giornate del 1943 decisive per le sorti della città. Ci sarebbe molto da raccontare di quell'epoca, però grazie a Dio questo ha dato a voi oggi la modernità di essere liberi, se no la storia avrebbe preso un altro giro. Bellissimo, noi poi ogni anno stiamo arricchendo il ricordo delle quattro giornate con nuove iniziative. Questa è bellissima perché è un napoletano messicano, Salvatore, che fece da giovanissimo le quattro giornate insieme ad altri scugnizi napoletani, poi attraverso la lirica, la cultura si è trovato in Messico, però avete visto anche oggi con che orgoglio ricorda quelle giornate, le quattro giornate, le fasi preparatorie, i combattimenti, i fascisti, i nazisti, e se oggi stiamo qui a lottare nella difesa della Costituzione è perché ci sono loro e con loro insieme altri che ci hanno consegnato la libertà e i valori della fratellanza, della giustizia e dell'uguaglianza.